Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Allora, vi presento Vesper, gioco totalmente italiano, fatto da noi italiani, dalla A alla Z, e lo voglio provare subito. È uscito ieri, mi sembra. Che cos'è? Un puzzle game a scorrimento, quindi è simile a un insomma Metroidvania, per intenderci, perché comunque la mappa sarà molto simile e sarà appunto un puzzle game. Dovremo capire come muoverci a livello, cioè all'interno dei vari livelli. E niente, io direi di incominciare subito e vedere un po' com'è questo Vesper, che cosa ci aspetterà in questo gioco tutto italiano. Buona visione. Nella morte la speranza. Oh. Penso che noi siamo questo esserino. Comunque c'è stata distruzione, mi avrei capito. Tipo un attacco, qualcosa. E che era quel coso? Io. Per fortuna che sono cascato. Io fuggo? No, vado da quella parte. Carino. Ovviamente non sembra male. Oh, che abbiamo preso? E la spada arriverà tra di noi. Ok. Quindi così miro. R. Ragazzi, ho creato il panico a colori. Ho distrutto la mia civiltà. Fantastico. Cioè, io me ne andrei come minimo. Tommaso lo Iacono. Che
Le capsule si stanno... Che dire, ragazzi, non è che inizia proprio bene questo gioco, visto che abbiamo distrutto. Non penso che fossero i cattivi. Io penso che fossero i buoni, cioè noi, e noi li abbiamo distrutti. Fantastico. Quindi adesso siamo stati espulsi dalla navicella, cioè ci siamo autoespulsi dalla navicella per sopravvivere. I semi del passato, Arish, e siamo finiti su questa specie di terra. Pianeta, famo prima terra. Pianeta. Quindi noi siamo un automa? Un robottino? Cavatta, creato il panico a colori, amico mio. Perché vado di qua e non di là? Ma c'è una mappa? No. Ah, questo faccio io. Questo rumore strano. Ma vedi che pure se qua c'è qualcosa, l'ho detto io. Salvataggio questo, secondo me. Eppure c'è qualcosa qua che non esco facendo, usando questo. Ok. Chissà dove sto andando. Là se muore secondo me. C'è qualcosa lì. Qualche tipo di mostro forse. Wow. Bello.
Non so cosa sia. Oddio, questo è per te. Se mai mi cattureranno e tu potrai leggere queste parole, scoprirai come ho vissuto i miei ultimi giorni e saprai che la colpa è soltanto solamente tua. Appunto, non mi illudo, conosco la futilità del mio gesto, è tutto inutile, mio caro fratello. Io sono solamente un figlio corrotto. E se non mi hai riconosciuto quando vivevamo insieme, non lo potrai fare nemmeno ora. Questa lettera rimarrà un grido d'aiuto inascoltato, ma desidero che questo grido di aiuto diventi una maledizione. Allora, che cos'è questa roba? Oh, si ripercorrono vari eventuali. Bello, lo scenario mi piace. Ah, un teletrasporto. Interessante. E voi direte perché non si è andata dall'altra parte? Bella domanda, perché non si è andata a destra invece di andare a sinistra? Non lo so. Ormai sto di qua, andiamo di qua. Ok, io non penso che io possa andare di qua. Che cos'è questa roba? Ah, mi ha fatto passare. Interessante. Ok, quindi ci mimetizziamo nell'oscurità. Ok. Dove vado secondo voi? Ah. Perché sto andando qua sopra? Ah, ok. Mi sono nascosto. Ok, quindi per nasconderci questo tasto. Wow. Something happened, sette.
Ricordi frammentati. Wow. Quello sta lì tutto il tempo? Io faccio un bel saltino. Oddio, 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 oddio. No, e che abbiamo fatto? Non ha spinto il pulsante dove la spigna, sto balordo. Per i gusti miei. Ah, quindi mi deve vedere. Corri, 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 corri. Ma che cacchio? Non ho capito questa cosa perché si impalla. Forse devo... Non lo so. Vediamo un po'. Aha! Sgamato l'arcano. Mi stanno comunque sempre rincorrendo. Sì. Male, molto male tutto ciò. E mo' vedete se mi rincorre. Oddio santo. Bello. Ok, capito. Dobbiamo scappare praticamente. Non ci abbiamo armi. Wow, fantastico. Che cos'è questa roba? Fantastico. Posso andare sotto e posso andare sopra. Ah, ok. Giusto sotto. Facciamo questo pezzettino, poi vediamo che succede. Madonna, ragazzi, me ne sono accorto per sbaglio. Quindi avete visto quando c'è la luce che sta per sbucare fuori da, insomma, dallo schermo è il nemico. Come faccio adesso? Ah sì. Ok. Certo che se sentivano pure se te muovevi, avevamo finito. Là sopra c'è qualcosa. E come ci arrivo? Non ci arrivo. Eppure secondo me... Ah, ok, forse qui ci arrivo. Obiettivo: ricerca dati e analisi del fenomeno noto come corruzione. Soluzione: raccolta documenti precedenti al protocollo Vesper nella zona 452. E secondo me prima o poi questi qua serviranno a qualcosa. Là c'è un essere immondo. A che serve? Ah, ho capito, sì. Tiè.
Amilcare, bella pette. Bene, era solo per vedere un po' com'era questo giochino, quindi praticamente il nostro scopo, cioè non so quale sia il nostro scopo, è scappare da questi esseri. Aspettate, qui succede qualcosa. Quindi direi prima vediamo quello che succede qui. Oh. No, non te ne andare, please. Qui ci sono i resti della navicella, vedete? Fantastico. Quello che rimane. Cioè, non ci rimane praticamente niente. Mi sa che succede qualcosa? No. Va bene. E allora la finiamo qui, ragazzi. E bene ragazzi, abbiamo visto questo Vesper, questo gioco fatto da noi italiani, che non sembra affatto male. Quindi c'è questo esserino che penso che abbia distrutto la sua navicella spaziale e tutti quelli che ci vivevano sopra, e è esplosa e siamo stati catapultati, espulsi in questo pianeta. Quindi il nostro obiettivo penso che sia sopravvivere. Stiamo scappando da questi esseri che ci sono con le armi e anche con le specie di animali. Quindi noi dobbiamo nasconderci. E abbiamo visto che è tipo un puzzle, come avevo detto, perché dobbiamo aprire e chiudere porte per, diciamo, anche non farci più inseguire dai cattivi. Sembra molto carino, esteticamente mi piace, l'ambientazione è figa. Quindi sì, secondo me sarà un gioco molto carino, una bella sorpresa. Ogni tanto anche noi italiani facciamo qualcosa di carino. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling. Ciao e alla prossima!